il vestito giusto tutte le mattine, le scarpe da abbinarci, persino il colore del trucco. Una vera faticaccia. Però che soddisfazione quando tutti ti guardano. Ed è proprio quello che potrebbe succedervi con la nuova Peugeot 108. Le possibilità di combinazione per i colori della carrozzeria, degli interni, delle finiture è infinita. Persino il tetto è a scelta fra nero, grigio e rosso porpora. E la cosa più bella è proprio questo magnifico e grandissimo tetto in tela. Adesso lo apro e rimarrà così tutto il giorno. Voglio proprio godermi il sole di oggi. La 108 sottolinea, con il suo cambio di nome, il passaggio di classe che si è voluto realizzare in questo progetto rispetto alla 107. Pur con un prezzo che rimane sotto i 10.000 euro, l'impressione di qualità percepita è notevole. Sono molto comodi anche i sedili, che curiosamente per una utilitaria sembrano quelli di un'auto sportiva di alto livello con il poggiatesta integrato. Ma guardiamola anche da fuori. La casa francese, che ha rinnovato da poco lo stile di tutti i modelli, ci teneva che anche la 108 seguisse le orme delle altre leonesse, 208 e 308, con una calandra importante e che mettesse bene in vista il marchio. Molto ricercati i fari sdoppiati con luci a LED diurne e i fendinebbia in basso e anche le luci posteriori avvolgenti. Per la carrozzeria e per gli interni, proprio come nell'armadio di ognuno di noi, ci sono tantissimi colori, alcuni un po' folli e altri molto eleganti, così che ognuno possa scegliere in ogni dettaglio come creare la propria 108 in base ai suoi gusti e alle sue inclinazioni. E per quanto riguarda la guida? Con il 1.3 cilindri da 69 cavalli non ci fate le corse sprint ai semafori, anche se la 108 è molto leggera, ma fra il cambio maneggevole, lo sterzo che è una piuma e la visibilità pressoché totale, si viaggia in relax e in sicurezza. Tra l'altro, rispetto alla sua progenitrice, la 107, è stato migliorato moltissimo l'isolamento dal rumore e dalle vibrazioni. Specialmente la voce metallica del motore si sentiva parecchio dentro l'abitacolo, ma ora qualche risonanza si manifesta solo nella zona alta del contagiri. Persino su una strada sterrata e piena di buche, l'isolamento è di buon livello. A proposito di contagiri, avete visto com'è fatta la nuova strumentazione? C'è un oblò centrale con la velocità sul perimetro e i dati al centro. Il contagiri invece non è che si veda un granché, è posizionato infatti qui a sinistra. Comunque, tutto è sotto controllo attraverso il volante che è regolabile ma solo in altezza. Lo spazio in altezza abbonda anche per chi supera il 1,85 m, anche in presenza del tetto di tela. Delle tre auto nate in collaborazione con Toyota e Citroën, la 108 è sicuramente quella con l'immagine più premium, anche perché ha preso moltissimo dalle sorelle maggiori. Beh, forse adesso il tetto è meglio chiuderlo. Le combinazioni sono così tante, alcune addirittura provocanti, altre un po' improbabili, che solo usando il configuratore si possono vedere tutte. Prima o poi, si sa, anche i modelli di maggiore successo bisogna metterci mano. Persino la C1, che vanta prezzi da sempre molto competitivi e un palmarès di oltre 750.000 esemplari in circolazione.